giocattoli. Dirigente del Cavour, un campionato straordinario quello che sta svolgendo questa formazione. E domenica, ieri, c'è stato in casa un pareggio contro il CBS. Com'è stata questa partita? Ma a mio modesto avviso, un'altra buona gara del Cavour, soprattutto nel primo tempo, dove c'è stata una superiorità territoriale di gioco da parte del Cavour e da parte del CBS, soltanto delle mere azioni di alleggerimento di contropiede. Siamo andati in vantaggio immediatamente. Nel secondo tempo, potevamo fare il 2-0 con Ateritano. E poi l'arbitro non ha ritenuto di dare un calcio di rigore sacrosanto, per fallo su Pareschi, e lì secondo me c'è stata la svolta della partita, perché se avessimo fatto il 2-0 la partita sarebbe finita, anche perché CBS non ha fatto alcun tipo di azione pericolosa sotto la porta del Cavour, e ha sfruttato l'unica occasione su palla inattiva, su calcio di punizione da parte del loro difensore Fronticelli, che ha pareggiato, e lì è stata la svolta effettivamente. Dopodiché, dopo l'1-1, il Cavour ha cercato di ribaltare ancora la situazione, ha creato diversi grattacapi alla difesa, ma non ci è riuscita, fino al 93esimo, quando su punizione di Friso il portiere ha fatto una grande parata sulla destra, e lì la partita è finita. Quindi un'ottima prova, però nel secondo tempo il Cavour secondo me dovrà gestire meglio la partita, nel senso che devo fare 2-0, c'è poco da fare, questa è la verità. Anche se, ad onore del vero, devo dire onestamente, CBS non ha rubato nulla. Ecco, qual è l'obiettivo di questa squadra quest'anno? Ma l'obiettivo inizialmente era quello di una salvezza tranquilla, e lo è tuttora, infatti. Però adesso sicuramente, vedendo i valori delle varie squadre che abbiamo affrontato e qual è la consistenza tattica nostra del Cavour, secondo me i playoff non sarebbero, sarebbero a portata di mano. Quindi secondo me puntiamo ai playoff, secondo me, perché la squadra se lo merita. Lei è stato dirigente anche del Pinerolo Football Club. Come vede questa crisi del Pinerolo? No, ma io sono fiducioso perché comunque mancano ancora, mi sembra, 9-10 partite. Pinerolo è una grande società, una grande squadra, portata avanti da grandi dirigenti, da un ottimo staff tecnico. Secondo me c'è tutto il tempo per recuperare, e secondo me, lo dico oggi, però si salva tranquillamente Pinerolo, non c'è problema, non c'è problema.